Cari amiche, buongiorno. Oggi vi presentiamo questo completo composto da questa collana, un bracciale e un paio di orecchini. Li abbiamo realizzati con delle super duo con cui abbiamo formato questi cerchi e con delle dediche Miyuki per formare le fascette che uniscono i cerchi. Il bracciale è composto da 5 cerchi, la collana da 14. La variazione è che questo cerchio è legato da due fascette e poi ce n'è un altro che funge da pendente. E poi gli orecchini formati da due cerchi. Oggi andremo a realizzare proprio gli orecchini. Questa è la variante in giallo, oggi ne andremo a realizzare un'altra in verde. I materiali che utilizzeremo sono quelli che vi mostro adesso. 3 confezioni di Super Duo, codice SDB50720. Una confezione di Delica Miyuki, codice MY48. Una confezione di filo di nylon da 0,2 mm, codice MIN43A. Una confezione di monachelle, codice MIN168. Una confezione di filo da tessitura Toho Wanji verde, codice MIN89H. Ed un ago ad occhio centrale, codice AH07. Adesso andiamo ad iniziare il nostro lavoro. Allora, infiliamo l'ago. Io ho utilizzato questo filo più scuro anziché quello di nylon per aiutarvi a vedere meglio i passaggi. Allo stesso modo utilizzerò le Super Duo di due colori differenti, che sarà utile soprattutto per i passaggi iniziali, per aiutarvi a vederli meglio. Quindi inserisco nell'ago una Super Duo bianca e la porto verso la fine del filo. Poi ne inserisco un'altra, quindi la porto vicino all'altra Super Duo, e in quest'ultima vado ad inserirmi anche nell'altro foro. Adesso infilo un'altra Super Duo bianca ed entro nel secondo foro di questa Super Duo. Le avvicino e come potete vedere si è formato un primo strato con le Super Duo bianche che sono in senso verticale e ce n'è un secondo con la Super Duo blu che è in senso orizzontale. Adesso vado ad inserire un'altra Super Duo blu. Entro nel secondo foro di questa Super Duo, la vado ad allineare come la Super Duo blu che ho accanto e la fisso entrando nel foro della Super Duo bianca sottostante. Quindi tiro bene il filo. Come potete vedere abbiamo formato i due strati. C'è quello sottostante bianco in senso verticale, questo sopra blu in senso orizzontale. Adesso ci troviamo ad uscire. Qui alla base del nostro lavoro dobbiamo risalire. Per risalire passo con il filo da questa Super Duo a quest'altra. Entro dentro. Entro in questa Super Duo bianca e anche in quella blu superiore. Adesso posso iniziare a fare il terzo strato, quindi inserisco una Super Duo bianca e la porto vicino all'altra Super Duo. Adesso l'allineo nel senso opposto della Super Duo blu che mi trovo sotto ed entro nel foro di questa Super Duo bianca, la vado a fissare inserendomi in quella blu sottostante. Tiro bene il filo. Adesso sto uscendo da questa Super Duo, quella blu. Devo risalire, quindi risalgo passando sempre per la stessa Super Duo ma da quest'altro foro. Quindi mi infilo in questo foro
A questo punto mi ritrovo di nuovo sopra, sono pronta per inserire un'altra Super 2 bianca. Quindi l'allineo nel verso di quest'altra, di questa bianca, e la vado a fissare entrando nel foro della Super 2 blu sottostante. Tiro il filo. Quindi abbiamo formato tre strati. Un attimo. Ecco, adesso ci troviamo ad uscire sotto. Dobbiamo ritornare su. Quindi mi trovo ad uscire da questa Super 2 blu. Risalgo passando dall'altro foro di questa Super 2 ed entro anche nel foro di questa Super 2 bianca. Stringo bene il lavoro, inserisco una Super 2 blu. A questo punto entro nell'altro foro della Super 2 blu e la vado ad inserire in senso opposto a quelle bianche che sono sotto. Quindi la fisso entrando anche nel foro di questa Super 2 bianca. Adesso devo risalire, sto uscendo dalla Super 2 bianca e risalgo sempre passando per questa Super 2 bianca, ma dall'altro foro. Ora inserisco un'altra Super 2 blu. Quindi l'allineo nello stesso verso di quest'altra, entro nel secondo foro della Super 2 blu e la fisso entrando in questo foro della Super 2 bianca sottostante. Ora mi trovo ad uscire da questa Super 2 bianca. Devo risalire, quindi come ho fatto nei passaggi precedenti, risalirò sempre dalla stessa Super 2, passando per l'altro foro ed esco anche nella Super 2 che è nell'ultimo strato superiore. Quindi questo è l'inizio del lavoro. Adesso andremo a realizzare questo orecchino. Inizieremo proprio dal cerchio e utilizzeremo le Super 2 verdi. Quindi inserisco nell'ago una prima Super 2. E la porto verso la fine del filo. Ne inserisco un'altra. Ora entro nel secondo foro di quest'ultima Super 2 che ho inserito. Adesso inserisco un'altra Super 2. La porto alla fine del lavoro ed entro nel secondo foro di quest'ultimo Super 2. Quindi tiro il filo e iniziamo già a vedere che abbiamo formato uno strato sottostante e un altro strato superiore, questo in senso verticale e questo in senso orizzontale. Adesso inseriamo un'altra Super 2 nel lago. La porto alla fine del lavoro. Entro nel secondo foro di questa Super 2 e la vado ad allineare come la Super 2 che ho accanto, in senso orizzontale. Quindi la fisso entrando anche nella Super 2 sottostante. Tiro bene il filo. A questo punto stiamo uscendo da questa Super 2, quindi alla base del nostro lavoro.
Quindi stiamo uscendo da questa super duo. Dobbiamo risalire, quindi faccio passo da questa super duo a quest'altra. Mi inserisco in questo foro. E anche nel foro della super duo che mi trovo sopra, che è allineata. Quindi mi ritrovo di nuovo sopra. Posso fare un altro strato. Inserisco una super duo. La porto alla fine del lavoro e la vado ad allineare in senso opposto a queste super duo che mi trovo sotto. Quindi se queste sono in senso orizzontale, questa la allineerò in senso verticale. Entro in questo foro della super duo, la allineo e la vado a fissare entrando nel foro della super duo che si trova sotto. Quindi tiro il filo adesso sto uscendo da questa super duo da questa qui devo risalire quindi risalirò dalla stessa super duo entrando nell'altro foro. Inserisco un'altra super duo nel lago, la porto alla fine del lavoro, quindi la vado ad allineare come la super duo che ho accanto. Entro nel secondo foro di quest'ultima super duo che ho inserito, la allineo nel verso della super duo che ho accanto e la fisso entrando nel foro della super duo sottostante. Quindi tiro bene il filo. Ora abbiamo formato tre strati, stiamo uscendo dalla super duo che si trova qui, in questa sottostante. Devo risalire e risalgo sempre dalla stessa super duo passando per l'altro foro. Quindi entro in questa super duo e mi inserisco anche nel foro della super duo che c'è sopra. Quindi devo riuscire in alto. Adesso inserisco un'altra super duo per formare un altro strato. Quindi entro nel secondo foro di questa super duo, la vado a mettere nel verso opposto delle super duo che sono sotto e la fisso entrando nel foro di questa super duo che c'è sotto. Adesso sto uscendo da questa super duo sottostante, risalgo passando sempre per la stessa super duo ma entrando nell'altro foro. Inserisco un'altra super duo. Quindi entro nell'altro foro, la allineo nello stesso verso della super duo che ho accanto e la vado a fissare. Entrando nel foro della super duo sottostante. Quindi ci troviamo sempre nello strato di sotto, quindi stiamo uscendo da questa super duo, dobbiamo risalire. Come abbiamo fatto nei passaggi precedenti, risalgo passando sempre per la stessa super duo, ma dall'altro foro, inserendomi nell'altro foro. Quindi inserisco in questo foro di questa super duo e anche nel foro della super duo che si trova sopra. Quindi una volta arrivata qui, stringo bene il lavoro e siamo pronti per fare un altro strato. Inserisco un'altra super duo. Adesso l'allineo, quindi entro con l'ago nell'altro foro della super duo, l'allineo e la vado a fissare. Nella super duo, passando per la super duo sottostante. Sto uscendo da questa super duo, adesso risalgo entrando per quest'altro foro di questa super duo. Ora mi ritrovo sopra e posso inserire un'altra super duo.
Quindi l'allineo come la superduca accanto, entro nel secondo foro di quest'ultima superduca appena infilato, l'allineo come questa e la fisso entrando nel foro della superduca che si trova sotto. Realizziamo ancora un altro strato, quindi risalgo, sto uscendo da questa superdue, risalgo sopra inserendomi nell'altro foro della stessa superdue da cui sto uscendo e anche nel foro della superdue che si trova sopra. Stringo bene il lavoro e creo un altro strato, inserisco una superdue. Entra nel secondo foro di questa superduo e l'allineo nel verso opposto delle superduo che si trovano sotto. Quindi entro nel foro di questa superduo sottostante e tiro il filo. Ora sto uscendo da questa superduo, devo risalire. Quindi risalgo passando per l'altro foro di questa superduo. Ne inserisco un'altra. La allineo nello stesso verso della superduo che ho accanto. Quindi entro nel secondo foro di questa superduo. La allineo come l'altra. Entro nella superduo inferiore per fissarla. Ora mi trovo ad uscire da questa superduo, quella sottostante, risalgo passando sempre per la stessa superduo ma dall'altro foro. Quindi entro in questa superduo e anche in quell'altra che è sopra, che è allineata. Una volta che mi trovo sopra, tiro bene il filo e mi stringo il lavoro. Quindi abbiamo realizzato alcuni strati, continuiamo così fino a realizzarne 18, sia in questo verso, quindi in questo, che in quest'altro. Abbiamo realizzato l'intero modulo con 18 strati di superdue, sia da questa parte, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 e 18, sia da quest'altra. Adesso andiamo ad unire i due capi. Dobbiamo trovarci praticamente con le superdue opposte, quindi se questo è di qui in un senso e qui nel senso opposto. Partiamo unendo i capi più all'interno, quindi stiamo uscendo da questo foro, questo in basso, e ci andiamo ad unire da quest'altra parte, ci inseriamo in questo foro in basso. Quindi entro nella prima superduo, poi anche nella seconda che è allineata e anche nella terza. Dopodiché torno indietro, ripassando gli altri fori delle stesse superduo. Fino ad uscire dall'ultima superduo. Entro esattamente di fronte da quest'altro foro in basso di questa superduo. Quindi entro nella prima superduo, nella seconda che è allineata e anche nella terza. Torno indietro passando per le stesse superduo ma dall'altro foro. Quindi in questa, queste due e anche in questa più esterna.
Dopo aver attaccato i punti inferiori, stringo il lavoro e passo ad attaccare i punti superiori. Quindi sto uscendo da questo foro in alto e entro nel foro in alto della Super 2 di fronte. Nella prima, Super 2. Nella seconda e anche nella terza. Ecco, torno indietro passando per le stesse Super 2 ma dall'altro foro. Quindi sto uscendo da qui, passo nell'altro foro di questa Super 2, anche nell'altra che è allineata e in questa più esterna. A questo punto mi attacco con l'ultimo foro, dall'ultimo foro. Quindi esco da qui, devo inserirmi qua dentro, nel foro in alto. Entro nella prima Super 2, anche nella seconda e nella terza. Quindi stringo bene, vado più a fondo in queste altre Super 2 alcuni giri e dopodiché posso tagliare il filo. Dopo aver creato due cerchi, andiamo a realizzare una fascetta di Delica Miyuki con il filo da tessitura. Andremo a lavorare a peyote pari. Inserisco nell'ago 6 Delica. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Le porto verso la fine del filo. Ne inserisco una settima. Ora salto la prima delica che incontro e inserisco l'ago nella seconda. Salto quindi tiro il filo. Adesso inserisco nell'ago un'altra delica. Ne salto una ed entro in quella successiva. Salto ora inserisco un'altra delica. Ne salto una ed entro in quella successiva. Dopo aver fatto questo, prendo il lavoro in mano, lo giro, inserisco una delica ed entro nella prima delica che sporge. Tiro il filo, ne inserisco un'altra ed entro nella seconda delica che sporge. Inserisco un'altra ed entro in quest'altra delica che sporge. Quindi giro il lavoro. Quindi ne inserisco una nell'ago e la vado ad inserire nella prima delica che sporge.
ne inserisco un'altra ed entro nella seconda delica che sporge. Inserisco una terza ed entro nell'altra delica che sporge. Giro il lavoro da questa parte e ricomincio. Inserisco una delica. Entro nella prima delica che sporge. Ne inserisco un'altra. Ed entro in questa delica che sporge. Ne inserisco ancora un'altra ed entro in quest'altra delica che sporge. Giro il lavoro da questa parte, inserisco una delica nel lago ed entro in questa delica che sporge. Ne inserisco un'altra e entro nella seconda delica che sporge. Ne inserisco una ed entro in quest'ultima delica che sporge. Quindi vado avanti così fino a formare una fascetta lunga 28 giri di delica. Quindi andiamo ad unire i due cerchi. Quindi dopo aver realizzato questa fascetta lunga 28 giri, la prendiamo, quindi da questo capo esce il filo, andiamo ad inserirci nelle perline che sporgono, quindi entro in questa prima, poi vado da quest'altra parte ed entro in quest'altra che sporge. Poi entro in quest'altra che sporge da quest'altra parte. Poi vado di fronte ed entro in questa che sporge. Poi entro in quest'altra che sporge. Ed infine vado di fronte ed entro in quest'ultima che sporge. Quindi la fascetta è completamente unita. Adesso vado a fissarla entrando nelle perline a zig zag. Quindi entro in senso obliquo da questa parte. Poi vado da quest'altro verso. Poi vado in senso obliquo dall'altra parte. Poi in senso obliquo dalla parte opposta. A questo punto la fascetta è fissata e possiamo tagliare il filo. Realizzeremo poi un'altra fascetta di delica Miyuki nello stesso modo della precedente, però questa sarà più corta, sarà lunga 19 giri. Questa la andremo ad inserire qui, nel primo cerchio. Quindi la unisco
un capo all'altro, entrando nelle perline che sporgono. Rientro in questa prima, poi vado di fronte. Entro in quest'altra che sporge. Poi entro in questa. Poi vado di fronte, entro in quest'altra che sporge. Poi di nuovo da questo lato in questa che sporge. Ed infine di fronte in quest'ultima che sporge. Adesso passo dall'altro lato, attraverso le A questo punto inserisco nel lago 10 dedica, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Inserisco anche la monachella. Quindi entro da quest'altra parte. Entro qui e devo uscire esattamente dalla parte opposta. Una volta uscita da quest'altra parte, in corrispondenza delle dedica che ho infilato, faccio un giro di rinforzo. Quindi ripasso in queste 10 dedica ad una. Quindi sto andando in questo verso, vado nel verso opposto. Faccio ancora un giro. Nel verso opposto e a questo punto posso tagliare il filo. Questa è la nostra coppia di orecchini in verde che abbiamo realizzato oggi. Ve la mostro insieme alla variante in giallo e oro.
Vi ricordiamo che per qualsiasi cosa ci potete contattare anche telefonicamente e tutti i materiali che abbiamo utilizzato per questo tutorial li troverete sul nostro sito millelucisons.com. Vi ringrazio per l'attenzione e arrivederci al prossimo tutorial.